a scoprire la pista Diego, Cir, Christiania, Boe, Fodoma, Hasenkopfel. Riprendiamo il racconto da dove ci eravamo bruscamente fermati. In attesa di poter finalmente rimettere gli sci ai piedi, torniamo a gennaio 2020 e ritroviamo sulle Dolomiti l'ex sciatore azzurro Mirko De Florian. Amici di Icarus, oggi siamo a Moena, nel compresorio dell'Alpelusia. Andremo a scoprire la pista Fiamme Oro, lunga circa 2 km, e ce la presenterà l'ex vincitore di Kitzbühel, Christian De Ville. Il 2012 è stato molto divertente. Perché insomma tutti ci si allena, ci si diverte, ci si impegna, sacrifici e quant'altro per l'obiettivo che è quello di provare a salire sul podio, e quell'anno lì 4 podi di cui una vittoria, quindi quella stagione lì è stata memorabile, ecco, per me. Sciarallusia è qui, io sono nato, ecco, perché i primi allenamenti venivo qua con l'Unione Sportiva Montipalidi. E quindi ho dei bei ricordi, poi ovviamente diventando più grandicello gli allenamenti sono spostati con nazionali e comitati in altre località, però si torna sempre con il via. Amici di Icarus, siamo all'Alpe di Lusia. Usciti dalla stradina, qua inizia ufficialmente la Fiamme Oro, pista adatta a tutti ma divertente, con delle belle gobbette. Andiamo! Adesso entriamo nella parte un po' più facilina, comunque pista molto larga, divertente, non c'è nessun tipo di pericolo da sfogare i cavalli. Qua siamo nella parte centrale, quasi finale della pista, sono finite le ondulazioni, pezzo di pista più facile, ecco, dove si può anche fare qualche curva in velocità, sfogarsi un po' di posizione a uovo. Per me è andata benissimo. Adesso aspetta voi. Pista libera per Marta. Avete visto cosa abbiamo trovato oggi qua all'Alpe di Lusia? La nazionale di sci. Sì, siamo qua a allenarci qualche giorno e abbiamo avuto la possibilità appunto di venire qua. Gli allenatori hanno fatto un super lavoro perché ci hanno anche bagnato la pista, quindi possiamo fare 2 giorni di gigante fatto bene. Siamo all'inizio del canone tomba, quindi questa è la parte, è la variante della Fiamme Oro. Da una parte un po' più pianeggiante, dove c'è il cartello, dove ci troviamo adesso, c'è un cambio di pendenza e dopo da lì in poi la pista non è lunghissima, però la pendenza è cattiva. Eccoci qua, prima parte della pista, molto impegnativa, è consigliata magari affrontarla con qualche curva un po' più stretta, non dei curvoni ampi, ecco, perché si sente la spinta verso il basso. Da metà pista in poi invece si può anche allargare un po' il raggio della curva e sentire un po' di velocità. Ciao, buongiorno. Dai, bene, tutto a posto. Cosa ci prepari oggi? Allora, oggi faremo uno scamone di cervo in una maniera molto speciale.
ho infornato lo scamone di cervo, dei gnocchetti di zucca che andremo a accompagnare il nostro scamone. Questi sono dei mirtilli rossi e una riduzione di vino rosso. Saltiamo i nostri gnocchettini e con la stessa padella dello scamone ci facciamo il porcino. Allora, a questo punto possiamo iniziare a impiattare la nostra carne. Ci mettiamo il nostro porcino, i gnocchetti, il nostro canederlo, la nostra salsa ai mirtilli, due scagliette di puzzone le mettiamo sul gnocchetto. Ecco, questo è lo scamone di cervo alla Deville. Grazie chef, ciao, grazie, io vado. Buon appetito. Rimanete sintonizzati. Il nostro tour tra alcune delle più belle piste delle Dolomiti ricomincia tra poco.